Chiariamo la questione dei punti blu alla luce della nuova sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale. Lo facciamo con Angelo Del Masso, assessore del Comune di Portoferraio. Qual è la posizione della vostra amministrazione comunale in questo senso? In questo senso la posizione dell'amministrazione comunale è molto chiara, cioè noi faremo ricorso perché la riteniamo assolutamente ingiusta. Però prima di fare questo vorrei spiegare brevemente come sono nati i punti blu fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Allora, i punti blu furono istituiti nel 2006 e a cosa servivano praticamente? Servivano a garantire la sicurezza della balneazione, cioè ovvero siccome il comune non poteva impegnarsi in prima persona per pagare un bagnino e per garantire la sicurezza appunto della balneazione, dava queste piccole concessioni a dei privati che in cambio della fornitura del bagnino potevano affittare sdraio ed ombrelloni in modo da coprire le spese e da cose da fare la stagione. E quello che a noi conforta in questo momento è che esiste una sentenza del TAR del Lazio risalente al 2013 che afferma che i punti blu non sono assolutamente assimilabili e non possono sostituire le concessioni demaniali marittime, e le concessioni possono essere rilasciate solo in base a un piano spiagge definito dall'amministrazione comunale. Ora, siccome i punti blu sono nati in assenza di un piano spiagge del comune, per intanto si è deciso di fare così. Quindi cosa farà il Comune di Portoferraio e sta già facendo? Ha individuato già attraverso gli uffici la predisposizione di un piano spiagge che, non posso dire sicuramente, ma molto 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 probabilmente sarà pronto prima della stagione del 2016, e quindi con questo con le dovute conseguenze. Ecco il motivo per cui il Comune di Portoferraio farà assolutamente ricorso contro questa sentenza, perché farebbe aprire degli scenari non solo all'Isola d'Elba ma un po' in tutta Italia che nessuno, insomma, si vorrebbe augurare, ecco.